fatto negli ultimi anni diversi progetti di prodotto. Cioè abbiamo cercato di spendere un po' dei soldi che la nostra casa madre, la Camera di Commercio, ci dà per fare quello che le singole aziende non riescono a fare da sole. Nessuno ha più soldi per investire in ricerca dei produttori, specie se sono produttori piccoli, no? Allora che cosa abbiamo fatto? Recentemente per esempio abbiamo fatto uno spalmabile di olio di oliva per cercare di far utilizzare ai pasticceri l'olio d'oliva al posto della margarina e anche al posto del burro. Il burro fa male, la margarina... No, il nostro no. Attenzione, il nostro no. Nel senso che abbiamo fatto un lavoro importante con una fondazione che si occupa di ricerca alimentare e di nutrizione per cercare di valorizzare al massimo le caratteristiche nutrizionali della loro vita. Perché lo abbiamo fatto? Perché dei nostri 300 produttori che certificano l'olio della Sabina, che certificano noi, arrivano a fine campagna ognuno con sotto il letto una tanica di olio invenduto. No, non è sotto il letto perché sono molto professionali, ma insomma abbiamo a fine campagna un olio che viene regolarmente svenduto e quindi la nuova campagna si apre con il crollo del prezzo, no? Questo è un classico comportamento suicida del nostro sistema agroalimentare. E allora fare dei trasformati, abbiamo fatto oltre a questo delle maionesi semplici, maionesi diciamo ricetta tradizionale. Abbiamo fatto una piccola gamma di formaggi, due in particolare sono andati molto bene e sono prodotti studiati sui testi scritti nell'antica Roma. Abbiamo ripreso le tecniche di cagliatura del latte degli antichi romani, abbiamo riproposto dei formaggi di pecora di questo tipo e oggi abbiamo la soddisfazione, sono sette aziende, non sono molte, che fanno questi prodotti e anche molti ristoratori che hanno fatto ricette con questi prodotti. È un prodotto molto antico, quindi è un prodotto tradizionale, ma anche un prodotto molto nuovo, perché nessuno pensava di farci dei ravioli oggi, no? L'ultima cosa che stiamo facendo è dei vini dealcolati. Perché? Perché i nostri ristoratori a Roma ci dicono che il sabato sera hanno dei problemi a dare da bere alla gente, spesso. Allora, è possibile fare dei dealcolati buoni? Lo dico a bassa voce perché dentro Vinitaly si rischia la pelle. È possibile, però bisogna studiare. E il ristoratore è la persona che deve dire qual è il gusto. Perché oggi il ristoratore è importante per dare gambe al sistema di produzione locale? Facciamo un esempio. Se un produttore vuole farsi pubblicità e fa un sito da 4 soldi, no? Perché spesso i produttori non hanno molti soldi da investire. Se arriva a, faccio per dire, 50.000 contatti l'anno, ha un risultato straordinario. Io adesso non so il ristorante Alghetto quanti contatti l'anno faceva, ma se facciamo un conto di quel fatturato, quel ristorante lì altro che sito è. Cioè se lui adotta un prodotto e lo racconta ai suoi clienti, l'effetto ridondante è straordinariamente più grande. Quindi dobbiamo ripartire da questo: la capacità di racconto del ristoratore, la capacità di creazione del produttore, genio e comunicazione. Abbiamo solo questo in questo paese, quindi non è una scelta, è un obbligo, no? Il percorso che dobbiamo fare. Io penso che dobbiamo partire dalle piccole cose, non vale la pena di fare grandi progetti, ma di fare piccoli progetti che coinvolgono a livello locale produttori e ristoratori. Grazie. Io solo per due battute per Lucio. Lucio era una star cook prima che nascessero queste cose che ci inondano i nostri televisori. Non puoi girare il canale, sembra che... No, noi, è una cattiveria, no? Nel mondo del porno si diceva che si compravano i giornali perché se non praticavi. Allora vuol dire che stiamo perdendo l'abitudine a consumare cibo buono? È una provocazione che mi ha detto un collega. A forza di girare e continuare a avere, stiamo perdendo le abitudini. Se andiamo diventati americani, nessuno ci dice più come cucinare, perché non c'è la nonna, non c'è la mamma. Lucio, quando l'ho incontrato la prima volta da lui,
mi ha tenuto esattamente 22 minuti a spiegarmi la differenza del formaggio di fossa, perché per lui era una rappresentazione. A me, che mi venivo dal pecorino romano, quindi un altro esempio, pecorino sardo ma chiamato romano, Lucio. Grazie, buonasera a tutti, piacere di essere qui con voi, di scambiare questa chiacchierata è grande. Io penso che mi posso in parte rappresentare, quindi quelli che sono i miei pensieri, in parte vorrei esprimere quelli che possono essere dei pensieri di tutti, delle associazioni, di una categoria, quindi di cuochi, e in parte anche di quello che rappresentano le istituzioni e quindi anche lo Stato, no? Se penso alla scorsa settimana, Pasqua e Pasquetta, che la Merkel era a Ischia, io credo che ho già chiuso un cerchio, cioè se questo paese non ripercorre la filiera del turismo a ritroso, passando attraverso la cucina, attraverso la cultura, per arrivare all'agricoltura, io credo che, cioè, è questa la nuova forma di bicicletta che noi dobbiamo pedalare, che è la vecchia forma che conoscevamo, forse negli anni 70-80 ci è riuscita meglio, adesso dobbiamo capire come investire e come mettere in piedi. Io credo che reinvestire, mettere in piedi, significa che noi dobbiamo mettere l'esperienza, cioè il capitale, abbiamo bisogno di trovare una quota finanziaria, tra questa finanza e questo capitale si crea un management che fa ripartire questa filiera che può essere la nostra prima industria o comunque tra le prime industrie. Tra questi prodotti che rappresentano l'agricoltura e il turismo attraverso il linguaggio della cucina, perché questo sono i cuochi, cioè i cuochi sono gli interpreti dei produttori, i commercianti ne sono, come dire, i diffusori. Se noi abbiamo una rete che ci invade di diffusori che portano pomodori con le radici messe nell'acqua sotto le lampade, no? E prodotti, come dire, transgenici, perché sono filiere francesi, austriache, tedesche, svizzere, sono multinazionali. Noi, cioè la unica internazionalizzazione che abbiamo è della Coop, che ha una sede a Lubiana, fuori dall'Italia, di 300 metri. Quindi come facciamo a esportare? Perché i produttori fanno i prodotti, ma non sono mica tuttologhi, qualcuno li dovrà anche vendere. Se noi abbiamo una catena di alberghi, no? Che è Jolly Hotel, e poi viene venduta agli spagnoli, gli spagnoli dentro ci hanno messo il loro vino dei loro partner e il loro pata negra, quindi noi i negozi di vendita dove li abbiamo? Non ce li abbiamo, e quindi ecco anche perché non riusciamo a strutturare e a industriare dei processi produttivi, ecco perché manca i 300.000 maiali, perché non si finanzia a monte lo sviluppo di una filiera. Cioè bisogna dare i quattrini alle donne che tornino sulle montagne e sulle campagne, perché così tornano anche i maschi a fare i contadini, perché gli uomini sono fuggiti dalle montagne e dalle campagne perché sono scappate le donne, perché vogliono la scuola sotto casa, vogliono fare la spesa, vogliono fare lo shopping, vogliono la comodità. Quindi bisogna ritornare, secondo me, a un percorso a ritroso sulla filiera. Due esempi su tutto, l'olio. Sono stato qualche anno fa a Jaén, credo che si pronunci così, in Spagna, questa Toscana dell'olio, no? Dove il loro slogan è paradiso interiore, e ho visto che i vecchi frantoi sono tutti dei frantoi didattici, ci portano i ragazzini e i turisti a far vedere come si faceva l'olio una volta. Quelli che fanno l'olio lo fanno con sistemi e mezzi e tecnologia moderna. L'olio te lo fanno assaggiare dentro un bicchiere Riedel. Chiudo l'argomento. No? Perché qui trattazze, coppette, vassoi, legno, cioè decidiamo cosa vogliamo fare di questi grandi prodotti che abbiamo. Cioè decidiamo una linea, il vino. A Bordeaux, in Borgogna, cosa abbiamo imparato? La geolocalizzazione. Allora, se uno ha geolocalizzato nel 600, nell'800, no?
a dire che questo vigneto dal muretto in qua si chiama Clos della Vatta Valpescana ed è un bon oppure un margon. Tu mi devi spiegare perché oggi che sul cellulare abbiamo Google Maps e possiamo addirittura vedere con la foto scattata negli ultimi 6 mesi di dove sta sto prodotto, quindi interessante da geolocalizzare. Io il mio vino non lo posso chiamare Cartoceto, non lo posso chiamare Sangiovese, l'ho chiamato vino rosso sconosciuto, perché tanto non lo posso chiamare per quello che è, quindi no. Questo è il mio, diciamo, concetto. Può sembrare polemico, non è polemico, è riflessivo ed è di dire basta a, come dire, inutile forme di anche bugie che ci diciamo a noi stessi per dire che siamo i migliori del mondo. I migliori del mondo lo siamo, però quando uno mette qualcosa non è che può presentarsi col Colosseo, il campanile del Giotto, la Torre di Pisa, quella non l'abbiamo fatta noi, ci appartiene. E neanche la sappiamo vendere, perché se Londra come sistema museale fattura più di tutta l'Italia, io con questi signori ci parlerei, li affitterei i musei, no? E direi a loro di fare questa opzione lasciandomi, no? Boh, un 10%, almeno so che cosa guadagno. Quindi il linguaggio della cucina è un linguaggio sempre attuale, lavora sulla spesa. Negli anni 70 la spesa si faceva dai contadini, negli anni 80 al mercato, e ancora ci andavi perché al mercato potevi scegliere pomodoro verde da quello rosso a seconda di quello che ci dovevi fare. Negli anni 90 al telefono, perché i pomodori erano tutti rossi, erano tutti verdi, quindi bastava ordinare cose che serviva e la gente te lo portava. C'era l'alta gamma, perché Roberto già fine anni 80, io ricordo che il nostro era un dialogo anzi abbastanza intenso anche sui prodotti a cominciare proprio dal formaggio di Fossa, e sono stati quelli che hanno facilitato sicuramente il compito di molti ristoratori e soprattutto di molte attività che oggi non hanno spazi sufficienti in cucina per sopportare tutte le lavorazioni.